crisi, la crisi economica, crisi, preti e militari. E trovo su Il Fatto Quotidiano un singolare articolo, bello, un articolo bello, nel quale si spiega che poiché la crisi economica aumenta, aumenterà pure il numero di coloro che entreranno negli ordini militari o entreranno in seminario. Sì, c'è un mio lontanissimo video intitolato Fatti prete e sarai felice. Sì, poi in altri video ho fatto notare, per esempio, che i seminari sono pieni zeppi così. In Africa, dove c'è la fame, i seminari sono pieni zeppi così, perché nel seminario tu hai tutto gratuitamente, non si paga in seminario, per diventare preti non si paga, colazione, pranzo, cena, vitto, alloggio, lo studio, tutto gratuito. Sì, qua in Occidente i seminari si sono un po' svuotati, però nel terzo mondo sono sovraffollati, tant'è vero che adesso in Occidente abbiamo tantissimi preti di colore. Però adesso tornano a ripopolarsi i seminari anche da noi, perché con la crisi che può fare un giovane? Che può fare un giovane anche se è meno giovane? Niente. Si affida al buon Dio. La vocazione può venire pure a 14 anni, 16 anni, 18 anni, 20 anni, 25 anni. Uno entra in seminario e c'ha la carriera spianata, l'ho già detto nel video antichissimo, intitolato Fatti preti, sarai felice. Io non vado oltre, dico soltanto che evidenzio soltanto con una punta di orgoglio, una punta di narcisismo, che quello che ha scritto Il Fatto Quotidiano oggi, e lo troverete come link nell'assunto di questo video, io l'avevo già detto tanto tempo fa, nel video intitolato Fatti prete sarai felice. Che ora torneranno a ripopolarsi i seminari del mondo cattolico occidentale, perché vedrete quante vocazioni che ci saranno. La crisi, capito? E anche gli ordini militari. Tu entri nell'esercito, nell'arma dei carabinieri, nell'aviazione, nella finanza, cioè, il posto è sicuro. Nel mondo patriarcale i posti più sicuri sono quelli del clero e degli ordini militari. Il mondo patriarcale è fatto così. Poi se scoppiano le guerre, ci sono le fabbriche d'armi, c'è tanta brava gente che per guadagnarsi il pane lavora nelle fabbriche d'armi, brava gente, bravi operai che hanno moglie e figli, poi le armi si vendono, eccetera. Bene, cari amici, crisi, preti, militari. E torniamo al mio antico video intitolato Fatti prete sarai felice. Beh, vi lascio nel riassunto di questo video, vi lascio il bellissimo articolo apparso sul Fatto Quotidiano e anche il mio antichissimo video intitolato Fatti prete sarai felice. Grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.